fronte a obiettivi sfidanti, lavorare in gruppo consente di mettere a fuoco e di far convergere le energie su degli aspetti che da soli non riusciresti mai a risolvere. E allora condividere è molto meglio che competere. Alla cella con i contatti posteriori con una tecnologia che era quella delle eterodivisioni. Sembrava una follia, più di qualcuno mi ha detto che era una follia, e invece era un sogno. Con quel tipo di cella si è raggiunto il record del mondo, 26,5%. Per noi è stata una grande soddisfazione. Richiederà necessariamente un utilizzo in combinazione di diverse tecnologie. Un esempio classico lo vediamo in impianti solari termici a concentrazione, in costruzione in questo momento, che vedono sempre la combinazione di un campo solare di tipo fotovoltaico insieme alla costruzione di un impianto invece solare termodinamico. Che utilizza una risorsa solare che è abbondante in regioni in cui tipicamente si ha scarsità di acqua potabile, quindi abbina la produzione di energia elettrica alla distillazione dell'acqua, utilizzando il calore che viene scartato dalla turbina a vapore che converte l'energia termica in energia elettrica. Siamo a tutte quelle industrie ad alto consumo di calore, quali per esempio industrie siderurgiche, metallurgiche, all'industria chimica e petrolchimica. Riuscire a fornire questo calore direttamente da una tecnologia rinnovabile come il solare a concentrazione significa abbattere le emissioni di CO2 derivanti dalla combustione di fossili per l'alimentazione dell'industria. Partiamo col dire che l'idrogeno ne abbiamo in abbondanza sulla Terra. Il problema è che non è disponibile come elemento unico, quindi bisogna estrarlo dalle altre molecole. Questo idrogeno dove lo mettiamo poi? Uno degli approcci, dei primi approcci seguiti, è quello di immettere percentuali variabili di idrogeno nella rete del gas metano. La produzione legata a quell'utilizzo di quella miscela avrà comunque una riduzione di emissioni di CO2. L'Hydrogen Valley vuole essere uno sprone per dar vita a livello nazionale a una filiera dell'idrogeno con un coinvolgimento diretto tra ricerca e industria. Realtà di più di 100 ettari, è una realtà che ha strade dove è possibile dimostrare la mobilità a idrogeno, è una realtà dove c'è una rete gas, c'è una rete elettrica, ci sono ricercatori che sono in grado di gestire, di dimostrare la sostenibilità di tutte le tecnologie legate alla filiera dell'idrogeno.